Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, come potete leggere dal titolo e immaginare dalle inquadrature, oggi video dei prodotti smaltiti. Dovrebbero essere degli ultimi 2 mesi, se non erro. Comunque sono tutti nella solita bustina di Kiko. Qua vedete Ercole Acchietto di Amélie. Siamo appena tornati dalla veterinaria perché ci ha buono all'orecchio, quindi ora sta riposando perché la bimba si è stancata. Comunque, partiamo subito col video. Giù nell'info box vi lascio ovviamente la lista completa dei prodotti che ho smaltito e nell'eventualità, comunque quasi nella certezza in cui esiste una recensione sul mio canale, ovviamente vi lascio il link e il minutaggio al video. Così se volete sentire blaterare un altro po' del prodotto, basta cliccarci e vi andate al video della recensione. Ok, prima cosa che emerge è questa maschera ristrutturante della G-Cube, della linea quella estiva di 2 anni fa, l'After Sun, con olio di monoil e neroli, con filtri UV parabeni free. Allora, l'ho usata per 2 estati consecutive ed era rimasto praticamente un gocciolino e l'ho finito di usare tipo nell'ultimo mesetto e l'ho tolto da mezzo perché ormai era passato anche il mensile, il PAO, eccetera, dovevo finire, non me lo volevo portare quest'estate, quindi ho deciso di utilizzarlo così ora in inverno. Tanto comunque una maschera ristrutturante e fa sempre bene al capello. Mi prude il naso oggi, forse un po' di allergia. Poi ho terminato queste salviette struccanti della Deaulo con acqua micellare 3 in 1, strucca deterge e idrata per pelli delicate normali, prodotto italiano 40 pezzi con aloe. Allora, queste sono le salviette struccanti migliori che abbia mai provato in vita mia. Non so quante volte ve l'ho detto perché è un prodotto che uso e riuso. Stavo notando ora che ovviamente non ci ho mai fatto caso, non si può gettare nel WC come giusto che sia. Ovviamente l'acqua degli scarichi poi viene depurata e non è il caso di buttarci giù anche questo. Comunque, comunque queste sono le mie salviette preferite, le compro e le ricompro a giro. Un altro prodotto per capelli della Schultz è il balsamo rivivante, capelli più morbidi senza parabeni, siliconi, coloranti chimici, oli derivanti dal petrolio, 100% camomilla bio, nuova formula. Altro prodotto che acquisto, compro e ricompro, compro e ricompro da diversi anni. Usavo la versione precedente. Utilizzo questa, utilizzo lo shampoo, la maschera, lo schiarente, adoro la linea per capelli chiari della camomilla della Schultz, sono buonissimi. Per parlare ancora di Schultz, eccola qua. Questa è la lozione schiarente, sempre nuova formula, ad azione graduale, senza parabeni, siliconi, coloranti chimici, oli derivanti dal petrolio, 100% camomilla bio. È terminata e devo andare a comprare un'altra perché devo schiarirmi i capelli. Anche questo prodotto, come il fratello qui, è un prodotto che ricompro a giro sempre appena finisce perché mi trovo veramente bene. So che è uscita una versione spray che è più piccolina di contenuto, sono 150 ml. Sono andata a leggermi gli ingredienti, è praticamente la stessa formulazione con un contenitore differente, più piccolo, costa di più e ha praticamente uno spruzzino. Prendete questa che vi costa di meno, o mi costa di meno, questo è il ragionamento che mi sono fatta. Uno spruzzino dai cinesi, quanto lo potete pagare? 50 centesimi. Versate, spruzzate e voilà. Non ho detto niente. Un'altra confezione di salviette struccanti, questi sono della Shaka Innovative Beauty, 10 salviette struccanti, quelle ovviamente comode per i viaggi. L'ho usata nell'ultimo viaggio dove sono stata in vacanza di recente, nel mese di marzo. Siamo stati a Torino, bellissima città. Anche queste 3 in 1, detergono, celtonico, crema, ok, di tutto di più. Sono un pochino poco asciutte e non
troppo grandi. Ho provato confezioni travel in cui la salvietta all'interno era molto più grande. Questa è veramente piccola, sottile, si sfalda, non mi ha fatto entusiasmare, però ovviamente per un viaggio vanno più che bene. Ho terminato della Lady Venezia un levasmalto con mandorle dolci per unghie brillanti e in forma. Formula Quick Easy da 125 ml, un solvente con acetone non troppo aggressivo, grazie anche al fatto che c'è l'olio di mandorle dolce, però ovviamente è in piccola quantità. Voglio solo vedere. No, è terzo nell'INCI, quindi comunque una quantità abbastanza elevata dopo l'acetone che è quasi secondo me al 99,9%. Però funziona anche smalti col glitter, li tira via facilmente. Quelli cream basta appoggiare e hai pulito l'unghia, ma pure con quelli abbastanza strong va più che bene. Ho finito della Maybelline un mascara The False, dovrebbe essere Push Up Drama. Questo pure mi è piaciuto tantissimo, ma diciamo nella sua seconda parte di vita, come potete ben sentire nella recensione. I primi 2 mesi è stato odio puro, poi amore love. Poi ho finito una maschera di quelle nere peel off per i punti neri della Face Complex Black Heart Pore Strip della 20, 2005 dovrebbe essere 50 ml. Mi è piaciuta. La prossima maschera però vorrei prendere qualcosa all'argilla perché preferisco una maschera all'argilla per depurare e poi acquistare i cerottini strip per togliere i punti neri. Poi ho finito della Collistar. Questo è lo scrub levigante unghie e cuticole del kit unghie della Collistar. Praticamente è un gel con delle polvere di madreperla e olio d'argan che serve per fare lo scrub, il giro cuticole e sull'unghia. Come vi dicevo, fa parte di un kit. Di questo kit ho fatto ovviamente la recensione e poi l'ho utilizzato, ho fatto la manicure completa con l'utilizzo di questi prodotti. Questo è il primo step dei 3 step che mi è piaciuto tantissimo. Ovviamente è facilissimo da fare, basta prendere dell'olio o sì, burro, ma io utilizzerei più un olio e un qualcosa per fare microgranuli come può essere del sale, del bicarbonato di sodio e ovviamente te lo fai. Però volevo provare qualcosa perché avevo le unghie veramente disastrate e questo kit era ben recensito su internet. E poi infine ho finito uno smalto, questo della Yves Rocher del numero 13 Amethyst. Mi è piaciuto tantissimo, ovviamente 3 ml si finisce in un battibaleno. Ok, bustina vuota, quindi video finito. Vi ringrazio per avermi seguito anche in quest'altro video. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba! Patatina! Ma la veterinaria ti ha fatto tanto buco all'orecchio. Ti fa tanto buco all'orecchio, sei stressata quella bimba piccola. Nasino, ti fa buco all'orecchio, Nasino? Ciao Ninnina, buonanotte.